Chi fu quel pazzo che un bel giorno disse che è passato il tempo del divertimento? Ci sono i locali, brava! I tamburi. Brava, 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 brava! Vedo che non hai perso l'abitudine di far brillare il pavimento ai marciapiedi! Chiedo scusa. Ci conosciamo per caso? Non mi riconosci. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio, Titina. Sono la stessa, un po' più alto, un po' più grassa. Già. No. Sì! Non ci posso credere. Oh, sia benedetto il cielo e tutti i santi del paradiso. Bacia! Ma dov'eri, dov'eri, cara? Nella grotta, sono un fantasma! Oh, ma che bello incontrarti dopo tutti questi anni. Non sai come sono contenta di rivederti. E sempre con la tua carica di simpatia. E quel tuo senso dell'umorismo. Lo sai, vero che mi è sempre piaciuto. Dimmi, beba, bebuccia, ma che bella sorpresa mi hai fatto. Non ti ho più vista in questa zona. Oh, ma che importanza ha? Dove sono stata? L'importante è che io abbia visto te. No. Davvero mi hai vista? E dove mi hai vista? In televisione. Ah, dai. Sì, ti hai visto come vengo? Con questo colore sono fotogenica, no? Che profilo. L'unica che mi ha rovinato la scena era quella strega. Ma sono contenta, non so cosa fare. Ho freddo. Addio. Entriamo nel negozio, sai come giù sarai. Beh, Mattia, sai una cosa? La tedesca è dolce come una caramella. Lei è molto delicata. Lei è più tenera del burro sul fuoco, ma non solo, eh. È anche ostinata, testarda, rude, ma quando si addolcisce non la batte nessuno e mi dice, cuoca, dare me bacio. Devo ammettere che io mi sciolgo tutto. Ricordo che tempo fa, vicino all'albero... No, va bene, poi me lo racconti, Antonio, me lo dici un'altra volta. Io ora volevo chiederti un favore, volevo chiederti una guardassi, che so, la saliera e di fare finta di avere Greta di fronte a te. Ma no, che cosa prima... le diresti? No, aspetta, prima allora dovrei comprare uno scudo antimissili, perché la tedesca mi ammazza. No, non mi convinci con queste battute da quattro soldi. Che c'è, non ne hai il coraggio? Ma certo, che ho il coraggio. Allora fai finta che questa sia Greta. Greta del mio cuore. Quando credevo che l'amore non avrebbe più bussato alla mia porta, sei arrivata tu, con la tua furia prussiana, ad accendere le mie labbra e il mio cuore. Per favore, Greta, sono molto felice e io vorrei chiederti... Io voglio un tè, un misero tè, che qualcuno me lo faccia, sì, per favore, sì, subito, che me lo madame, serva. Subito. Malala, abbi un po' di comprensione. Antonio è da solo adesso, sta facendo tutto da solo. Beh, allora che venga la bestia tedesca a dargli una mano. Vedi, Greta non si sente molto bene a letto adesso, quindi dobbiamo collaborare tutti finché non torna Federico. Come mi piace quando fai così, il macio. Scusate, ma io riprendo il mio lavoro. Sì, sì, va bene. E io finisco di leggere quei documenti. Poverino, beh, ora stiamo solo giocando, ma cederai prima o poi, piccolino. La donna che non si apre all'amore non è più degna di chiamarsi donna. Alana, non capisco, perché all'improvviso non vuoi più darmi lezioni? Perché non è stata una buona idea. Guarda, sono qui da un giorno e Sofia ha già litigato con mezzo mondo per colpa mia. Ma tu non hai colpa per le strane idee che le passano per la testa. Beh, di quelle no, ma non voglio essere responsabile di altre pazzie. Quindi il problema sono io? No, sono io che mi sento strana e confusa quando sto con te. È la verità. Allora, forse è perché provi qualcosa per me e... non so, magari... Niente. Per favore, non insistere più. Va tutto bene. Fino a ieri non esistevi. A posto. Che razza di bernoccolo! Mamma mia, sembra un uovo distrutto! Gretuccia, mi perdoni, perché quella pallonata non era per te, era per quel geloso di Thomas.
E comunque, bene, almeno gli è rimasto il piede come una bella salsiccia. Cosa succederà al mio piccolo preferito? Cosa? No, niente, niente, glielo stanno già mettendo a posto. Allora, Greta, mi perdoni, perché tu sai che ti vogliamo tutti tanto bene in questa casa, vero? Sì, io sapere. Come sapere che è stato solo un terribile incidente. Sì. Beh, allora va tutto bene? Dai, dai, per stare male perché me essere a letto a riposare sicuramente essere terribile disastro in questa nostra casa. No, niente affatto, perché abbiamo Super Antonio che si sta occupando di tutto. Oh, che strana, Antonio? Sì, Antonio, guarda, si è preoccupato che tu stessi bene, che non ti mancasse niente di coccolarti di tutto. Non è un santo? Ah, è bello avere qualcuno accanto che ti voglia bene, no? Yeah, può sì, anche sì. Darsi. Sì, e la cosa migliore è essergli... essergli... riconoscente, ti pare? Ya, ya, avere ragione, andare a dire tante grazie. No, no, Greta, come tante grazie? Se potessi dirgli tutto quello che senti qui dentro, qui nel cuore e nell'anima, se avessi uno degli amuleti di Flor, che cosine belle gli diresti? Che cosa gli direi? Sì. Che vuoi dire? La verità? Tutta la verità? Sì. Bebuccia. È da tanto che non vedi quella strega perfida di mamma. Secoli! No? Da quando ha pescato il povero Santigiano e l'ha portato all'altare? Oh, quanto tempo è passato. Questa è praticamente preistoria. Non fare schifezze. Fammi il favore di non farlo con la saliva. Cosa vuoi che faccia? Guarda che schifo! Guarda caso, io ho il prodotto adatto. Un gel anticrespo. Sai come ti lascia? Una vera bomba. Ascolta, riesci a credere che quella carogna... Sì. Non si è fatta viva neanche il giorno dei funerali. Non mi sorprende affatto, come hai ben detto, una carogna. È comparsa qua. E sai perché? Per rovinarmi la vita, quella strega. Ma guarda, io pensavo che fosse andata a vivere fuori. Ma figuriamoci se va a vivere fuori quella. Quello che le interessa di più in assoluto è il cognome. Le piace tanto circondarsi di milionari, ma poverina, tanto ha detto e tanto ha fatto che non è riuscita a lasciare il quartiere. Ah, no? No. E chissà dove vive ora. Io lo so dove vive. No, cioè, davvero? Sì. Che strano, no? Io pensavo che tu fossi diversa, pensavo che tu fossi sincera. Ma ho sbagliato, mi hai fatto a pezzi, Flor. Franco, ti chiedo scusa, ti prego, perdonami, non volevo farti del male. Continua a mentirmi. Non vedi come ti comporti? Sei la ragazza più falsa del mondo. Tu sei una bugiarda. Franco, aprimi, per favore, so che sei lì. Non aprirli, non farlo, non voglio che litighiate. Franco, per favore, ti prego, non aprirli, ti prego. No, non posso lasciare fuori il mio fratellino. Franco. Franco, per favore. Per favore, non arrabbiarti con me, dobbiamo... Cosa ci fai tu qui? Sono venuta a parlare con Franco per spiegargli come sono andate le cose. E adesso dimmi, tu cosa ci fai qua? Per lo stesso motivo sono venuto a parlare con te. Bene, allora parliamo tutti. Troppo tardi, avreste dovuto pensarci prima, no? Stai calmo, per favore, calmati e cerca di capire. Cosa vuoi che capisca? Come me ne sono accorto? Come vi guardavate i piccoli segreti fra voi due? Perché non sei venuta in Brasile? Perché Federico stava male, certo, ma per favore. Aspetta, lascia che ti spieghi, Franco. Ma cosa vuoi spiegare? Che aspettavamo il momento giusto. Florenzi ha ragione, noi abbiamo aspettato il momento opportuno, ma non l'abbiamo trovato. Delfina e il bambino... Non immischiare Delfina in tutto questo, hai tradito anche lei, non ci provare. Cosa ci fate qua fuori dai piedi? Lasciatemi passare, sto cercando Federico! Dove ti sei cacciato con quella verdulaia? Dove ti sei cacciato? Tanto ti troverò, tanto ti troverò! Ah, siete qua, vi ho sentiti! Ma perché mi guardate così come se fossi cosa? Cosa? Non ti vergogni, no? E mi guardate con quella faccia! No! Come? Io? No! Ah, Federico! Federico! Ripetete, sicurezza. Passo. Sì, sono la metà.
spaventati dal primo piano perché una pazza sta entrando in tutte le camere. Passo. Ci vediamo lì. Passo e chiudo. Sapevo che la pazza mi avrebbe creato problemi. Ciao, Bebù, c'è stato un piacere rivederti. Ciao, e torna da Ciussas. Certo, tranquilla. Ti rilassati e tornerò prima di quello che pensi. Certo, i capelli. Che schianto, una favola, mai stati meglio. Stupendi, stupendi. Ciao, ciao, bambola, ciao, tesoro. Sei divina, divina. Quella signora è una mia vecchia amica che non vedo da tanti anni. Quanti saranno, diciamo... quanti anni ha, Delfina? 20. 20? Beh, allora è da circa 20 anni che non la vedo, che te ne pare? E tu, Sofia, che volevi? Niente, sono venuta a sistemarmi un po' i capelli. Ah, certo, e dove sei venuta? A casa di chi? Da Ciusas! La grande titina ti renderà quei capelli magnifici, meravigliosi. Guarda, eccolo. Ecco Bata. Lo vedi? Non riesco a credere che sia con quel ragazzo. Prima non lo sopportava, cosa staranno tramando. È strano, Sofia. Perché poco fa l'ho visto con Faccia. Erano molto misteriosi e non sono riuscita a farmi dire una parola. Titina? Che? Questa cosa non mi convince. Sì, sì. Allora, Julian, cosa mi dici della lotta? Si fa o non si Come? Fa? Come? Sì, certo che si fa, è ovvio. Gli faccio saltare tutti i denti. Sì, ma che non lo sappia mio padre, perché mi e uccide. E neanche mia madre. Comunque lo sapranno tutti quando passerà la cassa da morto lungo il passaggio dei bagni. Senti un po', Bata, tu in quel caso puoi farti un bel po' di soldi vendendo i fiori per il funerale, giusto? D'accordo, dopo organizziamo tutto. Dai, prepara tutto. Sì, arrivo. Ciao, come va? Ciao, tutto bene? Tu? Bene, dimmi. Raccontami, è vera la promozione di cui si parla? Sì, vuoi che te la spieghi? Magari. Con un acquisto da 10 pesos noi ti diamo un gratta e vinci. Tutti i gratta e vinci hanno un premio e tu partecipi al sorteggio di più di 70.000 pesos. In premio, ovviamente. Ah, fantastico. Sai una cosa? Dammi 10 pesos di caffè. Sì, intanto subito. Dalle un gratta e vinci. Prendi. In bocca al lupo. Bene. Ecco, tieni. Vediamo cosa trovi. Buona fortuna. Vediamo, Ho vinto un cioccolatino e uno snack. Oh, brava. Hai visto che forte la promozione? Grazie. Che fortuna. Che meraviglia. Ascolta, ora compila la scheda con i tuoi dati e la mettiamo nell'urna. Che brava. Oh, sì. Grazie. Allora, hai fissato una data o ti tiri indietro? Sarai tu a ritirarti, bello. Si può sapere cosa succede? È venuto benissimo. Spero che muoiano d'amore quando vedranno questo. Allora, com'è venuto? Benissimo. Non so, sai, ma da quando sono in questa casa è come se Flor mi avesse reso più buona. Ah, non sei l'unica. Sembra che Santa Flor faccia miracoli. Cosa fate? Guarda, eccone un altro di miracolo. Ma questa è diversa, le piace fare la cattiva. Ho chiesto cosa fate. Niente, stavamo parlando di Florencia. Sì, quella ragazza è speciale. Quando c'è ci fa impazzire tutti, ma quando non c'è... E tu cosa fai qui, invece di stare con i bambini? No, il fatto è che io devo fare prima un'opera buona per rimediare al pasticcio che ho combinato. Ah, benissimo, brava, brava. Domenica ha fatto un video e sta per trasformarsi in Cupido. Interessante, lo posso vedere? Sì. Ah, dove essere, piccolini, E Flor e Tom? Che cosa fare, cuoca, alla televisione? Oh, Saint-Jean, Saint-Jean. Devo riconoscere che mi facevi un po' di compagnia, amore mio. Guarda come sono ridotta ora. Cerco di recuperare il tempo perduto. Con uno, con l'altro, come una pazza. Ah, sono annoiata. E stupida. Sto parlando con un immondo quadro schifoso. Stai così, a faccia in giù. Mi hai lasciata! Mi hai abbandonata! Perché? Perché mi hai abbandonata? Per una bastarda e mi hai lasciato in eredità quella piccola carta. Io ho lasciato tutto per te, Saint-Jean! Guardami quando ti parlo, Saint-Jean! Ho lasciato tutto, ho lasciato mia madre, ho lasciato mio padre, ho lasciato tutta la famiglia, i miei amici. Perché? Per essere all'altezza del tuo cognome. E guarda dove sei ora. Lì, in ginocchio. Come meriti di stare. Oh, non sono neanche andata al funerale di mia madre. Questo non me lo posso perdonare. Quel campanello. Non c'è nessun domestico in questa casa. Non c'è qualcuno che sappia aprire la porta. Questo non è possibile. Andiamo. Arrivo!
Malalita, quanto tempo! No, tu!